È indubbio che non tutte le imprese hanno ben compreso gli effetti derivanti dall'introduzione degli adeguati assetti organizzativi e dalla nuova introduzione del codice della crisi d'impresa. Tutte le realtà imprenditoriali, indipendentemente dalle loro dimensioni, indipendentemente dall'attività che svolgono, devono conoscere appieno gli effetti derivanti da queste nuove introduzioni normative, in particolar modo gli amministratori. Amministratori che devono avere la piena consapevolezza e la piena conoscenza degli effetti che derivano dall'implementazione di questi nuovi istituti, in particolar modo per quanto riguarda una limitazione delle proprie responsabilità personali. Nonostante l'obbligo di istituire gli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili non sia di recente introduzione normativa, anche a causa degli accadimenti che si sono verificati non solo nella realtà italiana, non si può non rilevare che l'introduzione di questi nuovi istituti normativi non sia avvenuta in modo omogeneo nell'ambito del tessuto imprenditoriale. Si ritiene quindi opportuno un netto cambio culturale da parte di tutti gli imprenditori, da parte di tutti i membri degli organi amministrativi, indipendentemente dalla natura dell'attività svolta dall'impresa, indipendentemente dalle dimensioni, al fine di presidiare praticamente tutte quelle situazioni di rischio e di implementare le eventuali contromisure per farne fronte. È per questo che anche Mazars, al fine di coadiuvare dalle attività dei propri imprenditori, ha ritenuto necessario dare il proprio contributo approfondendo determinate tematiche che orbitano intorno agli istituti.